signori, bentornati in un nuovo episodio di Sto Gran Cazzo. Benvenuti di nuovo su Stalker Clear Sky. Devo farvi una piccola premessa. Allora, intanto è da un bel po' che non portiamo Stalker e vi invito a seguire la serie di Stalker Shadow of the Chernobyl. Lo so, è un gioco vecchio, questo Stalker è del 2008, ha 16 anni, quindi non concentratevi sulla grafica. Però chi ha seguito la serie di Stalker sa bene che è un puro divertimento, bestemmia. Questo qui lo stiamo giocando a difficoltà normale. Ma il prossimo Stalker, raga, ovvero l'ultimo, che li voglio fare tutti e tre proprio perché aspetto Stalker 2 che dovrebbe uscire quest'anno, lo faremo, raga, comunque a difficoltà elevatissimissimissima, a bestemmiare come i porci. In vostra assenza ho ripreso un pochino mano con i comandi, dato che non ci giocavo da un bel po'. Calcolate che questo Stalker, il primo episodio che avete visto, io l'ho registrato subito dopo aver finito Mafia. Detto questo, ragazzuoli, mi raccomando, seguite questo gioco, supportate questa serie e vi invito a lasciare appunto un bellissimo like per questo video. Se raggiungiamo i 3 like uscirà il prossimo episodio. Guardateli! Detto questo, ragazzuoli, continuiamo qui. Troveremo il modo di ripagarti, te lo prometto. Esatto, che praticamente ho sconfitto mentre prendevo un pochino confidenza con i comandi. A parte che non so come cazzo si buttano le cose, madonna, vabbè, le do a lui. Ho liberato un altro avamposto. Praticamente, perché prima non riuscivamo a conquistare l'avamposto, quello che abbiamo fatto nello scorso episodio? Perché dovevamo aspettare l'arrivo dei rinforzi. Oh, vai a cagare, stronzo, tu col cappuccio, tu! Ah, vero, ce l'abbiamo tutti il cappuccio. La mia completa Ok, dov'è che ti porti? Che cazzo è? Dove vuoi che ti porti? Al cordon, certo, certo. Sì, amico, grazie per aver aiutato i nostri ragazzi. Perfetto, e adesso lui ci accompagna. Abbiamo finito qui, abbiamo liberato la palude, sappiamo bene che era occupata appunto da questi rinnegati e il nostro colonnello, quello che ci ha salvato due volte dalle missioni, ci ha detto insomma vai lì, spacca tutto, aiutaci, renditi utile, e noi l'abbiamo fatto. Eccoci qua. Era un sacco di tempo che non vedevo arrivare nessuno dalle paludi. Sei sbucato proprio accanto all'avamposto dell'esercito e dall'esercito uno stalker può aspettarsi al massimo un proiettile, per cui fossi in te starei attento. Ma raga, è Sadovic, quello che mangia il pollo. Tra l'altro è molto bello, raga, che man mano sto iniziando a capire sempre di più su questo gioco. Quindi da qui noi siamo tornati. Non devo andare di qui, giusto? Oh sì, mi sa di sì, raga. Devo andare di... No, 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 il cazzo. Perfetto, sto man mano capendo cosa servono determinate cose. Di salvare abbiamo salvato. Oh, wow, 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 wow. Ecco, vi dicevo, questo è un gioco di merda. Io non so manco perché ci gioco. Allora, ok, tutto, ma dove cazzo devo andare? Perdono, ma a meno che devo andare... Ah, allora devo... Va bene, allora vai nell'altro... Ma vaffanculo, che cazzo mi porti qui? Portami direttamente lì, allora. No, vai qui, giusto per esplodere. Mi prende per il culo. Mi prende per il culo. Come cazzo faccio? Come faccio io ad... Allora, io sono qui, ok? Qua però mi dicono di non fare nessun passo. Non devo... Come aprite il fuoco? Ma sì, che cosa faccio? Non posso fare un cazzo. Passo largo? Aia. Ma tu guarda. Ma come faccio a schivare quello? C'è uno alla torretta. Mi ha già ferito. Io non ho parole. Non so cosa devo fare. A meno che devo andare senza armi, disarmato. Che cazzo ne so. Ma sono già allarmati. Non posso farci niente io. Quel bastardo lì. A questo punto devo per forza andare qua, raga. Non posso avanzare lì. Non c'è poco da fare. Devo andare dritto e mi freddano. Parla con Sidorovic. Che sarebbe? Qua devo riportare l'oggetto. Ma stiamo scherzando, raga. Allora, no, no, veramente. Allora, aspetta. No, no, ma qua veramente. Io non ho parole. Allora, noi abbiamo parlato. Perché sono neutrali? Prima metti via la pistola e poi potremo parlare. Scusami, perdonami. Allora, come posso aiutarti? Consegna gli oggetti. Consegna oggetti. Perfetto. Io ho consegnato granate. Tu non sei un clear sky. Ma perché sono neutrale? Cosa ti serve, Stalker? Ah, ma lui mi fa i viaggi rapidi. Ma vaffanculo. Io gli do i soldi per il viaggio rapido. Rovine del villaggio. Villaggio di pescatori. Base dei clear sky. Portami qui un attimo. Andiamo. È tipo un viaggio rapido. Perfetto. Siamo alla base. Ma porca puttana lui. Che cazzo ridi? Io non ho capito perché sono tutti neutrali adesso, a caso. Vabbè, nessuna delle due. Sono stato colpito da un'emissione. Grazie. Suppongo che l'importante è che tu sia ancora vivo. La roba si sostituisce facilmente, purché la zona sia in pace con te. Allora, vuoi fare affari o vuoi chiedermi qualcosa? Va bene, in un posto segreto c'è un trafficante. Che mi racconti? Così. Non puoi comprare un altro quarto d'ora di vita o un'eccezione alla morte.
ha dei trafficanti. Vabbè, capisco, non me ne frega un cazzo. Chi lo sa? Vabbè, sì, va bene, hai qualcosa per me? Vabbè, proprio come... Mi ha dato 6.000, raga, mi ha dato un sacco di cose, droghe antiradiazioni, unità di memoria con armature incredibili. Vorrei vendere qualcosa, se è possibile. Per esempio, vorrei venderti questo fucile. Quanto me lo valuti? 18... vabbè. Non vale un cazzo. Vabbè, prenditelo. E poi abbiamo... Queste cosa sono? Cartucce. Cartucce slug. Quelle slug vanno dritto, raga, in teoria. Non sono male. Un paio di cartucce, però mi pare un po' eccessivo avere tutte queste cartucce, raga. Ce ne teniamo tipo 100. Ah, ma lui non ha più soldi. Ma vaffan che mercante di merda. Non ha più soldi. Anche se vendessimo tutte le robe, non facciamo soldi. Devo andare qua a parlare con Sidorovic. No, non ce la faccio. Come posso aiutarti? Non puoi, ma baffanculo, no? Allora, qua è un po' complicato, raga, veramente, qua è un po' complicato. Non ci sto capendo un cazzo, cioè non so veramente dove minchia andare. Allora, lui fa i viaggi rapidi, ok? Hai rotto il cazzo, dove puoi portarmi? Allora, io devo andare da Sidorovic, ok? Allora, se adesso noi apriamo la mappa, parla con Sidorovic, mi dice che devo andare qui. Quindi gli obiettivi principali sono quelli rossi. E io ho 2 ore che penso siano basi nemiche, dio di quel... Perfetto, Sidorovic si trova in questo punto. Questo punto ha un nome? Alle paludi. No, alle paludi vado qui. Dove puoi portarmi? Fattoria bruciata, poi villaggio di pescatori, fattorie sud... Villaggio, rovine del villaggio, fattoria bruciata. Proviamo fattoria bruciata. Andiamo. Perfetto, siamo nella fattoria bruciata. Però almeno, raga, abbiamo scoperto i viaggi rapidi, tanta roba. Perfetto. Adesso noi ci troviamo qui. Devo andare con Sidorovic, quindi dovrei andare. Devo passare da qui, dal Condon. Se io passo al Cordon, dovrei essere qui. E Sidorovic è vicino. Quindi... Che c'è, stalker? C'è poco da fare. Dove puoi portarmi? State fottendo un sacco di soldi. Non ha un nome, li dobbiamo provarle tutte. Boh, penso il deposito, villaggio dei pescatori. Dai, spero sia questo. No, madonna. Ecco come finire tutti i soldi, raga, sicuro. Penso di aver fatto? No, il cazzo. Vediamo qua, la rovine della vita. Vabbè, allora a sto punto andiamo a piedi, raga. Ma cosa vuole che faccia? Hai la mia... Ti ho riportato quello che avevi chiesto. Perfetto. Gli ho dato la pistola. Ottieni la tua ricompensa. Vabbè. Devo conquistare quest'altra zona. E non ci sto. Ci ho capito un cazzo. I Clear Sky erano alleati. Sono diventati neutrali a ripeto. Madonna. Vaffanculo. Ma vaffanculo. Mi dai una mano, buon uomo? Che armi di merda. Ok, l'abbiamo freddato. Ok, dove cazzo sono queste cose? C'erano tipo delle munizioni. I nostri fratelli si sono cacciati in un bel guaio. Portate qui le chiappe e mettetevi in ring. Dove vi nascondete, piccoli bastardi? Dai, non fare così. State in guardia, ci aspettiamo un attacco. Va bene, ci aspettiamo tu. Prendi una benda. Io non... State giù e aspettate. Oh, hai rotto il cazzo, sono qui. Questi hanno gli MPG. Ma quanti colpi ho di questo, giusto per curiosità? Ah, posso usarlo, dai, siamo un po' un assalto. Restate dove siete. Oh, ma veramente hai rotto il cazzo, cioè, scusa. Minchia, addirittura trascina corpo. Non lo sapevo questo, raga. Tieni gli occhi aperti. Ma mi hanno dato una tuta, raga, molto meglio. Armatura. Guardalo lì. Questa è molto meglio, raga. Ah, ecco, stanno arrivando, raga. 2 ore, 2 ore che sono qui, stanno arrivando ora i nemici. Comunque abbiamo una signora tuta adesso. Così, ora gli daremo una bella risposta. Io non li vedo. Io non vedo un cazzo. Li abbiamo freddati? Buon uomo, ma lei mi è morto così. Oh, non l'ho ucciso io, non rompetemi i coglioni. Non l'ho ucciso io. Ma forse da qui posso andare. Raga, se passo da qui posso andare al Cordon. Vedi, faccio l'altro giro. Sì, dai che forse riesco a raggiungere Sidorovic. Forse ci siamo, raga, Perfetto, siamo al Cordon. Da qui devo raggiungere Sidorovic, che è quello che nel primo capitolo di Stalker ci raggiunge con la coscia di pollo incredibile. Dovrebbe essere così, raga, speriamo. Ok, calma, adesso calma. Facciamo un bellissimo salvataggio. Controlliamo l'inventario. Abbiamo veramente troppi proiettili. Abbiamo 2 chiavette.
Armatura in Kevel multi, unità di memoria con i dati di un'armatura. Ma in che senso? Cosa servono? Un inserto che allunga la canna aumentando la velocità di volata. Ma come funziona? Posso fare così? Vabbè. Adesso cos'è? Mi sciolgono? Vasili, ti ricordi che avevi promesso di procurarmi un po' di armi? Ok. Ma non ho certo paura, Valerian. Però rifletti, l'esercito si chiederà perché ho venduto armi agli Stalker. E tu pensa a questo, Vasili. Se non attacchiamo ora l'esercito, loro presto ci faranno a pezzi. Va bene, Valerian. Domani il mio uomo ti porterà tutto quello che ho. Nel frattempo ho lottato sti stronzi, raga. Abbiamo una nuova pistola, che in teoria dovrebbe essere un po' più forte. Qui c'è gente neutrale, raga. Abbassiamo le armi. Non avvicinarti, mercenario. Questo è territorio Stalker. E sono uno Stalker io. Vediamo se magari non mi fanno niente. Buon uomo, cosa si dice di nuovo nella zona? Cosa ci fai qui? Non sei il benvenuto, mercenario. Mamma mia, dai, un po' di... Dai, siate gentili con il prossimo, voglio dire. Proprio incazzati con la vita? Sono... No! Non avvicinarti o apriamo il fuoco! Sì, dimmelo dopo che sono morto. Allora, vabbè, praticamente a loro non posso romperli il cazzo. Bene, noi dobbiamo raggiungere Sidorovic. Sidorovic si trova praticamente qui. Devo seguire questo sentiero e girare di qui. Non avvicinarti o apriamo il fuoco! Però questo qui, va bene, no, scusami, scusami, me ne vado. Però questo qui è territorio nemico, diciamo, cioè territorio neutrale, mettiamola così. Il che è molto pericoloso. Se riusciamo però dovremmo poter raggiungere Sidorovic. Lì ci sono le anomalie. Non sei benvenuto, mercenario. Mamma mia, questi mi freddano, raga, questi mi freddano. Sono... Aspetta, aspetta, aspetta. Ma come cazzo è possibile? Vabbè, vabbè, ma stiamo scherzando? Però ho trovato qua un posticino, raga, un posticino... Aia, aia, madonna. Magari con un po' di culo qua non mi faranno del male. O comunque mi difendono. Buongiorno. Sei un cliente. Qualcosa del... Cosa sei tu? Solitario, ok. Parlami di questo posto. Bene, come siano le cose? Vabbè, alla prossima. Ok, buonasera a tutti. Non voglio creare problemi. Mi serve qualcuno che mi porta da Sidorovic. Dove puoi portarmi? Centro del villaggio, rovine. Forse. Deposito di. Base di cliccare. Forse il centro del villaggio, raga. Proviamo, magari è giusto. Sei sfuggito all'esercito? Ti è andata bene. Sento che c'è un motivo. Se sei giunto qui. Sì, sono arrivato. In zona, passa a trovarmi. Sono arrivato, raga, ed è lo stesso avamposto dove abbiamo iniziato il primo capitolo di Stalker. Hai qualcosa da dire, dilla. Ugarusi è bravo. Ma tu sei quello che dicevo, Ugarusi è bravo. Perfetto. Abbiamo scoperto i viaggi rapidi. E qua c'era quello che mangiava il pollo. Buon uomo, finalmente, eccoci qua. Buongiorno. Felice di vederti. Allora, hai cambiato voce. Hai cambiato voce. Ti preferivo con la voce del maestro Kakashi, raga, onestamente. Mamma mia, intanto gli devo vendere cosa. Salve, mercenario. Dimmi, che ti porta qui? Aspetta, fammi vendere il mondo un attimo. Tu quanti soldi hai? Infiniti. In teoria può darmi tutto ciò che vuole. Allora, abbiamo veramente troppe cartucce, raga. Devo farmi un bel po' di soldi. Anche se queste cartucce non valgono un cazzo. Non restare qui immobile, eh? Però portarne così tanto è inutile. Cioè, valgono molto meno. Queste sono addirittura altre cartucce. Ah, queste sono proprio cartucce per pistola. Vabbè, no, ma le butto, raga. Cartucce a dardo, slug. Abbiamo un po' di tutto come cartucce, raga. Ti fai i cazzi tuoi, cortesemente, grazie. Bene. Allora, quindi, salve, parliamo. Mercenario, dimmi, che ti porta qui? Pare che uno stalker sia venuto recentemente in cerca di rari componenti. Riesci a ricordarlo? E qua... E qua, per come mi avete detto anche voi nei commenti, in teoria questo Stalker è un prequel. Quindi Strelok, ovvero noi del primo Stalker, siamo ancora vivi. E infatti gli stiamo chiedendo informazioni su noi del, penso, dell'altro capitolo. Vediamo. Vedo così tanti Stalker che non posso ricordarmeli tutti. Per quale motivo dovrei spremere le meningi per te? Come posso stimolare la tua memoria? Adesso si parla d'affari, mi piace. Beh, stai a sentire. Io sono qui da un bel po'. La mia attività va alla grande. Ricevo vari ordini da diversi clienti e la gente si fida di me. Però ho un problema con l'ultimo ordine. Si tratta di un cliente importante in cerca di una cosa davvero unica. Tutto stava andando bene. Gli stalker mi portavano quello che trovavano nella zona e i soldati dovevano fare in modo che potessero passare dal cordon. Beh, le due parti hanno iniziato a litigare per non so che motivo e ora questo posto è come impazzito. Il risultato è che gli stalker combattono contro l'esercito e nessuno sa dove si trovi il bottino, il che non mi piace per niente. Ho degli ordini da completare io.
Perciò portami la valigetta con quello che mi serve e ti dirò del tuo stalker e delle sue componenti, d'accordo? Va bene, cosa devo fare? Vai dagli stalker vicino alla massicciata. Hanno creato una specie di base là, dove tengono prigioniero il comandante dell'esercito Kaleski. Non mi importa che cosa farai, e non mi importa di quei deficienti se continueranno a giocare a Robin Hood e i suoi allegri compari. Io voglio solo la valigetta. Va bene, va bene, grazie. Come mai da queste parti? Perfetto. Non dimenticarti di quella valigetta. Allora, quindi, praticamente lui... Intanto può portarmi allora, da qualche parte. Ehi, mercenario, aspetto ancora quella valigetta. No, no, non può portarmi portami da un cazzo. Portami quella valigetta appena hai rotto trovi. Il cazzo! Quindi dobbiamo trovare questa valigetta. Possiamo sicuramente fare una strage di tutta quella gente lì. A lui non gliene frega un cazzo, quindi per dubito ci creeremo dei nemici facendo così. Dobbiamo stare attenti, perché me l'avevate detto infatti nello scorso stalker che devo abbassare le armi. Io nello scorso stalker, raga, non capendo un cazzo, tutti nemici proprio erano, cioè venivamo freddati a vista, raga. Fatto sta che adesso dobbiamo andare appunto oltre la massicciata, ovvero qui, dritto per questa direzione. Mi ricorda la prima missione del precedente capitolo, raga, abbiamo fatto questa strada, l'abbiamo fatta, è proprio bellissima sta roba. Lì c'è altra gente, tutti neutrali, raga, quindi ci possiamo avvicinare, ma se ci dicono di andarcene, dobbiamo andarcene. In più è buio pesto e non si vede una beniamata minchia. Cazzo, raga, mi mancava giocare a Stalker e spero veramente che vi piaccia, raga, perché veramente è divertente. Io ovviamente vi abbrevio tutto, cercherò sempre di strapparvi due risate, di fare cazzate e via dicendo. Voi in cambio cercate di supportare questa serie, ragazzuoli, che mi aiutate un sacco a crescere, a portare avanti insomma il nostro canale, perché siamo tutta una community unita alla fine. Aiuto, amico! Oddio! L'esercito sta pestando gli stalker alleati! Ok, do. Stanno ammazzando i nostri ragazzi! Dove sei? Sto cercando di arrivare, buon uomo! Vi do una mano, sono stanco. Io ho appena scoperto che gli energy drink ricaricano la stamina. Presto, sarà troppo tardi! Aiutaci! Sto arrivando! Va tutto bene? Restartene lì a girare i pollici. Vai alla base. Ok, scusa, mamma mia, cazzatissimo. Dammi qua, dammi la munizione. Ok, sono arrivato, cosa faccio? Ma prima mi hanno freddato, raga, erano le stesse persone. Ok, è qui. Ma è qua che devo eliminare sti stronzi? Ah, erano quelli solitari di prima, infatti. Ma mi hanno accompagnato loro da Sidoro. Che? Non ci ho capito un cazzo, è bellissimo. Bene, raga, proviamo a freddarli tutti. O almeno vediamo, magari c'è una soluzione pacifica. Io nel dubbio l'ho salvato. Vediamo se mi consegnano la valigetta, raga. Con un po' di culo ci facciamo consegnare la valigetta e ciao. La riportiamo e siamo a posto. E mi ci accompagnano pure. Si entra solo da qui, buon uomo. Smettila di agitare quella pistola, hai già la mia attenzione. Voglio parlare, scusa. Ok. Quando fa così, non so cos'è. Ah, mi hanno buttato l'arma. Attenzione. Cosa si dice di nuovo nella zona? Cosa ci fai qui? Sto cercando di sopravvivere. Novità, non ho tempo per le ultime notizie. Ok, ci vediamo. Bene, io devo andare di qui. Ehi, ti aspettavamo da un sacco di tempo. Vai a parlare con il capo. Se hai qualcosa da dire, dilla. Lui è il capo? No, non è lui il capo. Ti levi dal cazzo! Tutti col cappuccio e ste cazzo di torce! Guarda, mi blocca la strada. Mi ricorda, raga, mi ricorda quello delle scale di Stalker. Chi ha seguito la prima serie lo sa quello delle scale. Ok, se n'è andato sto stronzo. Bene, da dove cazzo si entra qui? Ah, da qui. Vaffanculo. Tu hai l'aria di essere il capo? Un uomo. Salve, mercenario. Non ce ne sono molti come te qui al Cordon. Che ci fai da queste parti? Mi manda Sidorovic. Da Sidorovic? Allora anche tu sei del comandante, eh? Molto bene, sarò franco con te. Noi cooperavamo con l'esercito. Ci consentivano di trasportare le nostre cose attraverso l'avamposto e ci passavano qualche informazione utile. Pagavamo bene i loro servizi, ma poi abbiamo scoperto che il comandante faceva il doppio gioco. Forniva la nostra posizione anche ai banditi. È persino arrivato a vendere due di noi come schiavi alla discarica. Addirittura, me la ricordo la discarica. Quante bestemmie alla discarica? E avete attaccato l'esercito? Già, mi sa che ci siamo lasciati trasportare. E ora non so proprio che cosa fare. Abbiamo il comandante in ostaggio. Il che è una sorta di garanzia che l'esercito non ci rispedirà nell'età della pietra a furia di bombe con gli elicotteri. Non possiamo ucciderlo e neppure lasciarlo andare. Quel maledetto sa che ci serve vivo e per questo non cede di un millimetro. Il problema è che solo lui sa dove è nascosto tutto quanto. Se non portiamo la roba a Sidorovic, lui non farà mai più affari con noi. Se solo riuscissimo a costringere questo bastardo a fare quello che vogliamo. E dai, farò una chiacchierata.
farò una chiacchierata io con il comandante. Quindi loro hanno il comandante in ostaggio ed è l'unica garanzia per cui ancora l'esercito non li fa esplodere, perché ucciderebbero il comandante. Quindi vedi come si stanno salvando. Però sono nella merda un po' tutti, perché comunque hanno problemi adesso con Sidorovic. È un po' un casino. Cosa posso fare per te? Hai del lavoro per me? Trova informazioni. Sì, magari un'altra volta. Ciao. Scusa, sì, se non ti sono stato di grande aiuto. Ma vai a cagare. Facci minchia! Che hai da guardare, stronzo? È divertente vedere un capo militare dietro le sbarre. Vedi quanto vuoi. Se sei qui per scoprire dove ho nascosto la valigetta con il bottino, allora resterai deluso. Torna nella tua adorata zona. Presto i miei ragazzi spazzeranno via la tua ridicola banda. E per quanto riguarda il tuo capo, lo impiccheremo al ponte. Non è il mio capo. Potranno vedere cosa succede a mettersi contro l'esercito. Vai a cagare, non è il mio capo, sono un cazzo di mercenario, col cappuccio. Ah, davvero? Quanto costerebbe ingaggiarti? Quanto vorresti per aiutare i miei ragazzi a fare fuori quei cecchini sulla massicciata della ferrovia? Troppo costoso per un pidocchio come te. Sparisci e non tornare, mercenario. Vabbè, ma così non potevamo, non avevamo scelta, scusa. Minchia, certo, da una parte... Venite, gente, gioite! Kalecki è in gabbia! Guarda, vai a cagare. Da una parte, raga, mi tenta, perché se freddiamo tutti sti stronzi, che non sarà facile, per carità, però ci mettiamo, bene o male, abbiamo aiutato l'esercito. Comunque sono potenti loro. Però, dai, facciamo le persone corrette. Intanto parliamo di nuovo con il capo, vediamo cosa ha da dirci. Alla fine non ha parlato di niente. Allora, hai scoperto qualcosa di utile? È un ostinato bastardo! Ma certo che lo salveranno, quello stronzo gli deve un sacco di soldi. Conduceva le loro operazioni da solo e ha nascosto il denaro da qualche parte. Ascolta, ho un'idea. Il comandante poteva fidarsi soltanto di due uomini. Erano di servizio all'avamposto e li ha fatti entrare nell'accordo. Loro farebbero di tutto per tirarlo fuori dai guai. Se li togliamo di mezzo, capirà che non verrà nessuno a salvarlo. Questo lo farà cedere e riusciremo a cavargli la posizione del bottino. I soldi ce li dividiamo e Sidorovic prende la valigetta. Che ne dici? Beh, dai, non è male, non è male. Bene, hai idea di dove posso trovare gli amici di Kalecki? Ho la sensazione che non dovremo cercarli a lungo. Gli amici di Kalecki sono qui attorno da qualche parte, pronti ad attaccarci. Abbiamo individuato una piccola squadra vicino all'ascensore. Aiutaci ad annientarla. Perfetto, farò il possibile. Ok, ragazzi, ci stiamo capendo sempre di più. E qui abbiamo scoperto un nascondiglio, penso, perché adesso li stiamo aiutando. Guarda dov'è, sotto il letto? O è qua sul comodino? Dove cazzo è sto nascondiglio? C'è una pistola sicuramente meglio della mia, in buone condizioni. Ok, i militari all'ascensore. Dobbiamo eliminare sti stronzi qua. Vai che lo facciamo, raga, siamo pronti per fightare. Come vi dicevo anche nel primo episodio, raga, questo stalker, o forse semplicemente perché abbiamo giocato il primo capitolo e bene o male c'è un po' più esperienza, a me sembra di capirci meglio le cose per come stanno, come ti viene spiegato, e anche a livello di gameplay. Allora adesso dobbiamo eliminare sti bastardi qui. Vediamo se da qui possiamo passare. Direi di no, c'è la rete, quindi bisogna passare per forza da sotto. Stiamo attenti perché non so se ci attaccheranno così a sorpresa. No, quelli lì devo freddarli, raga. Ma stanno già fightando. Ok, dobbiamo eliminarli, dobbiamo eliminarli. Sono già qui. Aia. Ok, l'ho freddato. Aia, madonna. Ce n'è un altro qua dentro. Io non lo vedo. Aia. Ok, stiamo attenti. Minchia, possono uscire pure da lì, raga. Arriva. Dai, l'ho freddato, per forza. Lui ci aveva dei colpi. Oddio. Vabbè, mamma mia, classica morte alla stalker, che ti freddano malissimo. Starma un rinculo pazzesco. Ricarichiamo un attimo il salvataggio. Ma perché adesso mi attacca? Scusami. Non lo so se ci creeremo dei nemici così facendo. Dammi il kit. Dammi la granata. È bello che quando, raga, quando si ricarica, si mette, diciamo, si sfoca lo sfondo. Il che è figo, anche se è un pochino può infastidire. Mamma mia, è imprendibile questo, raga, eh. Non vedo niente se non... Oddio, mica se l'ho freddato male. Guarda che flick della vita. Non vedo proprio un cazzo, raga, eh. Oh, kit medici.
Vedi che questi sono militari. Però c'era un solitario che mi ha attaccato. E io l'ho dovuto uccidere, raga. Affacciati, stronzo. L'ho freddato? Aia, aia. Porca puttana. Se ce la faccio tiro una granata. Madonna. Ok. Sta pistola. Aia, aia. Dovrebbe essere forte sta pistola. Ok, freddato. Ne rimane un altro. Vabbè, guardalo lì. Colpo alla testa. La squadra dell'esercito è stata spazzata via, ma abbiamo già localizzato la seconda al deposito. Recati sul posto, mercenario. Vado. Allora, raga, ho lottato sti stronzi e stavo valutando l'idea di sostituire quest'arma con quest'altro, che ha meno danno, però è più maneggevole, raga. E magari questa maneggevolezza potrebbe aiutarci. Proviamo, raga. Tanto abbiamo abbastanza peso, raga, per potercelo permettere. Allora, facciamo un bel salvataggio. Riapriamo la mappa e il prossimo avamposto ce l'abbiamo praticamente davanti. Dobbiamo eliminare gli altri militari. Che scenari bellissimi, raga, pure con questi suoni. Proprio bello, 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 bello. E ora si spiega perché questo gioco ha fatto, diciamo, il suo successo. Come vedete, quelli sono neutrali. Sono i solitari che li stanno attaccando. Noi non dobbiamo metterci contro i solitari, perché sono le stesse persone che stiamo aiutando, quelli che tengono il comandante prigioniero. Vado di torcia spenta, raga, lo so che non si vede un cazzo, ma vorrei non farmi notare. Vabbè. Me lo ricordo questo avamposto, raga, è quello dall'inizio. Sul primo capitolo, raga, il nostro primo fight. Oddio. Madonna, mi sono cagato. Mamma mia, sono morto. Mamma mia, aiuto. Ha iniziato a piovere. Ma quando albeggia, raga? Mamma mia, da quanto tempo che è notte. Non vedo niente, non vedo niente. Dai, ma che arma di merda. L'ho fatto però, sì, sì. Ok, ok. È meglio la prima, raga, comunque. Aia. Oh, vabbè. Siamo una benda. I solitari così attaccano un po' a caso, raga. Non gliene fotte un cazzo. Ah, questo è nemico. Ok. Ti ho aiutato, eh. Ti ho aiutato. Non spararmi a tradimento che ti ho aiutato. Un'altra chiavetta. Devo vedere che cosa servono queste chiavette. Facciamo un salvataggio, raga, mentre è andato tutto bene. Fantastico. Ok. Li abbiamo fatti, raga. Con i suoi amichetti stecchiti, Kaletsky sa di non avere scampo. Ora cambierà atteggiamento, poco ma sicuro. Torna alla base, mercenario. Perfetto, ritorniamo dal nostro buon uomo, raga. Mamma mia, però dai, ce la siamo cavata, raga. Tanta roba. Ok, raga, dopo mille bestemmie siamo arrivati. Siamo qua alla base, dobbiamo parlare con il buon uomo. Mica siamo senza stamina, mamma mia, dei cadaveri. Vediamo cosa ci dice il nostro stronzo in cella qua. Visto cosa succede a fare il duro? I tuoi amici sono morti e tu sei ancora qui. Non verrà nessuno a salvarti. Dimmi dove hai nascosto la valigetta. Ok, te lo dico, bastardo. È nel vecchio mulino, sotto il tetto. Ma guarda un po', ha ceduto di schianto, pensate. Le coordinate del nascondiglio sono nel tuo PDA. Porta a Sidorovic quello che trovi, ti sta aspettando. Oh, ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta. Ragazzuoli, io direi che per questo episodio possiamo concludere qua. Nel prossimo episodio andremo appunto a completare questa missione e vedere come proseguirà la storia. Mi raccomando, ragazzuoli, di supportare questo video e noi ci vediamo nel prossimo episodio con sto cazzo, Clear Sky. Ciao, belle mie.